ragazze, eccomi finalmente qui con un nuovo video a tema beauty, dopo quindi tutti questi vlog. Eccomi di nuovo qui con un video a tema beauty e oggi vorrei parlarvi dei prodotti che ho testato nell'ultimo periodo e che non mi sono piaciuti e che mi hanno delusa. E non lo so, magari a voi questi prodotti piaceranno un sacco, mi cadono, se non faccio cadere tutto nel frattempo, vabbè, dicevo, magari a voi questi prodotti, un capello, ok, non c'è più, magari a voi piaceranno un sacco, a me invece non sono piaciuti assolutamente. E quindi ci tenevo a filmare questo video per evitarvi delle cantonate. E fatemi sapere anche voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti e soprattutto se avete altri prodotti no da, da sconsigliarmi. Quindi aiutiamoci a vicenda, risparmiamo cantonate a tutte, quindi sì, a vicenda, io, a voi, voi, a me e a tutte le altre che leggeranno i commenti. Cominciamo! I primi bocciati di oggi sono queste tinte di NYX. Ho ricevuto queste tinte un bel po' di tempo fa. Queste sono le Soft Matte Lip Cream di NYX. Il packaging è carinissimo, hanno anche un cuoricino e non fatevi ingannare dai packaging carini perché spesso ingannano. Cosa non mi è piaciuto di queste tinte? Allora, innanzitutto sono molto molto secche, cioè seccano le labbra. Quando si utilizzano delle tinte matte è normale che secchino un pochino le labbra, quindi vabbè, sorvoliamo sul fatto che seccano le labbra se volete, ma vanno subito in tutte le pellicine e mettono in evidenza le pellicine perché sono una formulazione molto secca e quindi per questo motivo evidenziano tutte le pellicine delle labbra. E come se non bastasse, la cosa che più mi ha deciso a bocciarle è che si sgretolano, cioè non appena voi le applicate lasciate che la tinta si asciughi e subito vedete che ha una texture molto molto secca e piano piano inizia a sgretolarsi, quindi avete le labbra che si sgretolano nel corso della giornata. In più non si stendono in maniera omogenea, cioè non so come spiegarvelo, ma non riuscite, fate molta molta fatica ad ottenere un colore bello pieno e bello omogeneo perché rimangono più pigmentate in alcune parti e meno pigmentate in altre. Anche se fate più passate, se passate più volte lo scovolino, non riuscite a ottenere, almeno io non riesco a ottenere, magari voi sì, io non riesco a ottenere un effetto bello omogeneo. E provo a sbocciarvele qui sul dorso della mano, anche se sicuramente non sarà la stessa cosa. Comunque vi faccio vedere, non vi ho dato i nomi delle tinte, sono la numero 21 Transylvania e la numero 05 Hunter. E ecco, vedete, lo vedete subito, fa tutte delle strisce, anche se provate a fare più e più passaggi, anche se provo a riprendere un altro po' di prodotto, cioè non si stende in maniera omogenea. Notate ancora di più quanto la consistenza sia secca e quanto faccia i grumi. Ok, ecco, mi si era interrotto il video perché avevo la batteria, cioè la memoria piena. Comunque niente, eccomi qui. Nel frattempo, facendo più passaggi, questo colore risulta più omogeneo, questo invece rimane decisamente meno omogeneo, però entrambe sono molto molto secche sulle labbra, le seccano, vanno nelle pellicine, si sgretolano, quindi per me sono bocciate. Un altro prodotto che boccio e che mi ha deluso un sacco è questo prodotto qui, è della Simon & Tom, è un prodotto, ve lo faccio vedere, è fatto così, è una consistenza gelatinosa e poi uno scovolino che ricorda quello degli eyeliner perché si applica esattamente come un eyeliner, è trasparente ed è un trattamento per far crescere le ciglia. Ora, se mi seguite, se mi conoscete, sapete che io ho delle ciglia molto corte, molto sottili, che vanno all'ingiù, e quindi cercavo qualcosa per renderle più corpose, più piene, più voluminose, per aiutarle a crescere più velocemente. E quindi ho trovato su Amazon questo prodotto, dopo aver letto un po' di recensioni, dopo aver cercato un po' in giro, e che prometteva di infoltire le ciglia, quindi di farle crescere più forti e più lunghe. L'ho utilizzato per un bel po' di tempo, ve lo assicuro, l'ho provato più e più e più volte, e va applicato la sera prima di andare a dormire, quindi quando vi struccate prima di andare a dormire lo applicate sulle ciglia e basta, poi andate a dormire. Niente, questo prodotto non ha fatto assolutamente niente, cioè le mie ciglia non sono cresciute neanche di, non lo so, un millesimo di millimetro, proprio zero, non ho visto nessuna differenza in più di un mese di utilizzo, forse anche più, e quindi niente, anche se non è finito ho deciso di smettere di utilizzarlo perché non ha fatto assolutamente nulla. E quindi boh, fatemi sapere se conoscete dei prodotti che aiutano a far crescere le ciglia e che funzionano, perché sono sempre alla ricerca di un prodotto
specifico per questa cosa, ma insomma questo ve lo sconsiglio. Un prodotto che mi spiace bocciare, e adesso vi spiego anche perché, mi spiace e mi fa anche strano bocciarlo, perché è un prodotto che fa parte di un kit, una delle due cose mi è piaciuta un sacco e l'altra invece è quella che boccio, quindi non lo so, è strano, cioè mi sembra strano, comunque vabbè, adesso vi racconto tutto. Questi due prodotti di Kiko, questi li ho ricevuti da Kiko nel periodo natalizio. Sono, uno è un lip balm, Kiss Balm, e questo invece è il Velvet Lips Scrub. Vi avevo già parlato di questo scrub, ve l'avevo fatto vedere nel video spa, come che l'ho chiamato? Spa a casa, spa in casa, una cosa del genere. Questo scrub rende le labbra davvero morbidissime, le idrata, le rimpolpa. Lo adoro, non è questo il prodotto che faccio, ma è questo qui, quindi è il balsamo abbinato allo scrub. Quindi prima scrubate le labbra e poi applicate il blush. Il balm. Sempre utilizzati insieme, quindi prima uno e poi l'altro, prima uno e poi l'altro, mi sono sempre trovata bene perché vedevo le labbra molto più idratate, molto più morbide, con meno pellicine, e quindi pensavo proprio che questi due prodotti funzionassero bene in combinazione. A un certo punto ho iniziato a utilizzare questo balsamo labbra tutti i giorni, perché ho finito l'altro balsamo che utilizzavo per tutti i giorni, quello che tengo in borsetta, e ho iniziato a utilizzarlo tutti i giorni. Che cosa è successo? Che mi ha seccato tantissimo le labbra, e all'inizio mi faceva strano perché pensavo, ma come, utilizzato insieme a questo prodotto non me le secca, e singolarmente invece sì. E quindi ho iniziato a utilizzare questo scrub labbra non abbinato a questo lip balm, ma a un altro, e ho visto una differenza pazzesca, cioè le labbra erano ancora più morbide, ancora più idratate. Quindi evidentemente questo prodotto da un lato me le scrubava, toglieva le pellicine e le lasciava morbidissime, e poi questo invece le seccava, e all'inizio non me ne ero accorta perché questo funzionava, insomma questo è il senso. E ripeto, mi fa strano perché in teoria sono due prodotti che, non lo so, sono nello stesso kit, quindi evidentemente sono stati formulati insieme per lavorare insieme sulle labbra, ma questo mi è piaciuto tantissimo e questo assolutamente no. Poi un altro prodotto che boccio in questo video è lui, è questo eyeliner, ed è il The Real Push Up Liner di Benefit nel color blu. Vediamo se ha un numero. Non ha un numero? No. Un numero? Un nome? Vabbè, comunque è quello blu, nella sua versione blu. Questo eyeliner ha una bella punta di blu, ve lo swatcho qui, accanto alle tinte. Anche questo qui, come le tinte, si sgretola e quindi perdete pezzettini di eyeliner nel corso della giornata. Innanzitutto l'ho trovato un po' difficile da stendere, l'ho trovato un po' pastoso. Io ho provato anche la versione nera e non ho avuto questo problema con l'eyeliner nero. L'ho trovato molto più fluido, molto più scorrevole, a livello proprio di composizione, cioè di consistenza dell'eyeliner di per sé, del prodotto. Questo invece l'ho trovato sin da subito molto più pastoso e molto secco, ed era comunque sigillato, era chiuso, quindi non è un prodotto che io ho lasciato aperto per un po' e si è seccato per questo motivo. Era un prodotto nuovo, sigillato, e sin da subito, sin dalla prima applicazione, l'ho trovato molto, sì, ripeto, molto secco, molto pastoso e più grumoso, quindi ecco. Questa è la motivazione. In più perde pezzettini di eyeliner nel corso della giornata, e direi che non è bello ritrovarsi qui nella zona delle occhiaie tutti dei pezzettini blu di eyeliner, che se poi per sbaglio fate così, insomma, avete tutta la strisciata blu che fa sempre le occhiaie ancora più occhiaie, ancora più terribili di quello che in realtà sono già. Quindi no, cioè no, già io ho delle occhiaie profondissime. In più, se devo anche avere le strisciate di blu qui, insomma, direi di no. Fatemi sapere che cosa ne pensate di tutti questi prodotti e quali prodotti bocciereste voi, quindi quali sono i vostri bocciati del periodo, così ci aiutiamo tutte quante a vicenda a evitarci cantonate a vicenda. E niente, se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, e basta, vi mando un grandissimissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!